Buonasera. Stefanino, vai. Rispetto a domenica un po' di passi indietro, ma soprattutto per come sono stati in campo, per come se ne sono comportati in campo. Abbiamo visto che molte volte arrivavano secondi sul pallone o altrimenti se lo lasciavano rubare dai piedi. E questo è stato abbastanza indicativo. Salvo poi il finale, il secondo tempo hanno cercato di rimettere in testa molto col cuore, però ci ha deluso il comportamento della squadra soprattutto nel primo tempo. Ma io analizzo senza scindere primo tempo e secondo tempo, io dico che vado a vedere loro cosa hanno fatto. Hanno fatto prima del gol un doppio rimpallo pericoloso in area e poi questo gol dove ha fatto un eurogol. Non so quante volte può ripetere un gol del genere su una situazione che noi potevamo gestire meglio. Poi vado a vedere quello che ha fatto la Casertana. Secondo me poteva vincere benissimo la partita, perché abbiamo avuto delle situazioni il secondo tempo sotto porta e siamo stati comunque sempre lì. Quindi io ho visto una squadra in crescita sul piano del gioco, nettamente in crescita, perché non abbiamo calciato, abbiamo alcune volte col terzino abbiamo cercato la punta perché loro ci chiudevano, però abbiamo tenuto sempre il pallone per terra. L'ultima mezz'ora abbiamo, secondo me, gestito benissimo il possesso della palla, siamo andati da una parte e dall'altra, loro si sono chiusi con una grande fisicità, si sono chiusi molto dietro, però noi non abbiamo perso la pazienza. Io ho visto in generale una partita logica, poi se uno la vede magari il primo tempo, sì, potevamo fare meglio, certamente, come potevamo fare meglio anche il secondo tempo, certamente, però io vado a mettere insieme un po' le due cose e dico: intanto abbiamo dato continuità di risultato, abbiamo visto quanto è difficile vincere in questo girone, ma anche oggi ho visto dei risultati, no, che dimostrano quello che sto dicendo. Io cerco di vedere le cose con obiettività, ma soprattutto in visione della crescita della squadra. Secondo me la squadra ha dimostrato, faccio un esempio, rispetto alla partita col Nola, il primo tempo è stato magari non un grande primo tempo neanche oggi, ma meglio del primo tempo col Nola. Il secondo tempo è stato un secondo tempo meglio di quello col Nola, sul piano del gioco. Secondo me la squadra sta andando verso la direzione dove deve andare. È chiaro che abbiamo della gente che ha un certo tipo di resistenza all'interno della partita, gente che proprio ha 10 minuti, questo triplo turno settimanale che per noi potrebbe anche essere un qualcosa di... Sono molto curioso ora come reagirà la squadra domani quando ci ritroveremo. Speriamo di non avere della gente come le altre volte che finisce la partita bene, poi viene e sta ferma 2 o 3 settimane, perché abbiamo fatto una preparazione nulla, ci siamo buttati subito dentro a giocare. Quindi io dico, per me è chiaro che volevamo tutti quanti vincere, ma alla grande, probabilmente per dare valore a questo punto fatto in casa dobbiamo cercare di andare a prenderci i punti fuori casa, poi dopo diventa tutto... si appiana un pochettino. Ecco la vittoria di Lavoratore che è importante. Certo, molto importante, però per noi è importante anche non staccarci, certo. Rimanere lì, dare continuità ai risultati e poi crescere e recuperare quei giocatori, sono tutti molto importanti, ma quei giocatori che magari ora necessitano magari del tempo giusto per entrare nell'impianto squadra. E se tu non hai fatto... No, vai, ma prima tu poi no, vai. Tu non hai mai nascosto il fatto cioè nel senso non ti sei mai nascosto dietro il fatto che la preparazione è arrivata in ritardo, che i giocatori stanno arrivando ancora, eccetera, eccetera. Però quando è che secondo te possiamo vedere
la vera Casertana adesso? Ma io adesso sinceramente devo valutare questa settimana qua, perché è una settimana dove io domani non so come si presentano questi qui. Quindi devo vedere innanzitutto chi avrò a disposizione tra quelli che hanno giocato nella partita di mercoledì, perché ripeto, tanti giocatori hanno fatto sforzi superiori a quelli che magari il fisico poteva concedergli. Poi anche ci siamo trovati nelle partite in casa, no? Con questo campo grande, a dover recuperare con spazi ampi e situazioni del genere, che hanno messo veramente un po' così molto sotto pressione l'aspetto atletico di alcuni giocatori. Quindi io vorrei vedere come ne usciamo da questa settimana, per poi dopo chiaramente avere anche le idee un po' più chiare sotto questo punto di vista. Nico, il mattino. Ce lo siamo sempre detti, mister, la classifica di oggi in proiezione sarà quella di domani, sarà sicuramente molto migliore di quella di domani. Però c'è un dato che purtroppo ritorna, quello positivo e uno negativo. Quello negativo è che con Fasana per oggi ha fatto una, abbiamo subito la Casertana subito tre gol che poteva assolutamente evitare. Quello negativo, quello positivo, che sottolineava anche mister Pezzina, che ha una qualità talmente enorme in attacco questa squadra, che prima o poi il gol te lo fa. Ecco, la chiave in questo momento di oggettiva difficoltà, lo diamo, io non lo dicevo, perché non lo vuole dire, può essere proprio quello di chiedere quel pizzico di concentrazione in più, quel pizzico di attenzione in più nella fase difensiva e in certe situazioni della fase difensiva, che vabbè non prendiamo a rimarcare, ecco, per cercare di tenere la porta pulita, perché vanno alla fine tutti, la squadra lo fa. Sì. Allora, per quanto riguarda la fase difensiva, probabilmente forse il gol col Nola, che abbiamo preso con il Nola, è una situazione sulla quale avevamo detto anche nella conferenza stampa, avevamo già lavorato due o tre volte, ecco lì potevamo fare certamente meglio. Come potevamo fare meglio a Fasano? Però lì la fase difensiva eravamo 8 contro 2 in area di rigore, è stato un po' rocambolesco il gol, così come è stato un po' rocambolesco quello di oggi. Quindi quando si parla di situazioni rocambolesche è chiaro che poi la domanda che hai fatto è giusta, nel senso che dobbiamo aumentare le attenzioni, no? Queste situazioni di cercare alcune volte di rischiare meno, ecco. Ma poi se andiamo a vedere nelle tre partite quanti tiri in porta ha subito questa squadra e quante parate ha fatto il portiere, allora io dico che se si parla di fase difensiva, i dati sono questi qua, credo che la squadra poi abbia fatto comunque della fase difensiva migliorabile al 100%, però non è che abbiamo subito tanto. Per quanto riguarda poi la qualità, come dicevi prima, certo si è vista tanta qualità anche poi dopo nel secondo tempo, ma anche nel primo tempo, perché i ragazzi che hanno giocato sono ragazzi di qualità, nonostante magari la giovane età hanno dato quello che dovevano dare. È chiaro che certamente dobbiamo migliorare tantissimo sia sul piano del gioco con palla a noi e anche nella fase difensiva con palla agli altri. Quindi dobbiamo utilizzare questa settimana appunto con le partite per cercare di migliorare, perché avremo poco, ci alleneremo pochissimo, per cui dovremo cercare di crescere all'interno delle partite che andremo a giocare. Alfredo Stella, poi Enzo Lenuzzo, poi Papale e poi se non avete altro vediamo che c'è di sente. Mister, nell'ottica appunto di una sorta di turnover che dovrà adottare domenica, visto lo sforzo di oggi che hanno fatto i ragazzi, c'è la possibilità di far giocare dal primo minuto i tre che oggi sono entrati nella ripresa, come Vicente, Mazzur e Sansone? Sì, potrebbe esserci questa possibilità. Io chiaramente oggi ho messo in campo una squadra che erano quelli che stavano anche magari davano più garanzie fisiche
però mi permetteva di gestire bene atleticamente quei giocatori che erano arrivati da poco, erano un po' a corto, perché sennò poi dopo si rischiava anche di metterli a fare delle brutte figure nell'impatto appunto anche con la tifoseria, anche con la dirigenza, quindi era giusto che loro entrassero piano piano come hanno fatto e hanno fatto bene. Io sinceramente alla formazione di mercoledì ancora non l'ho pensata, però chiaramente come ho detto prima vediamo domani come si presenteranno, perché ci saranno dei cambi, certamente ci saranno dei cambi, sicuramente al 100%, poi ci sono dei ruoli in cui noi siamo cortissimi, in difesa nei due centrali, nei cambi anche esterni, siamo molto corti, quindi dobbiamo vedere domani come ci raccogliamo e poi di conseguenza andare a pensare quello che dovremo fare, e dovremo fare molto bene a Bisceglie, perché ci aspetterà una partita molto dura, come sono dure tutte le partite di questo girone. Enzo Rinuzzo. Mister, nel primo tempo ho notato che c'erano 6 under in campo, questo anche in prospettiva della partita di mercoledì, e poi nel secondo tempo invece con questi 3 che secondo me hanno proprio cambiato in molto la partita, non hanno perso una partita, nel senso nonostante non era un gigante, anche Mansur e l'altro. E quanto è importante avere questi esperti anziché gli under? È importantissimo per esperienza, per qualità, per impatto appunto sulla partita. Questi sono giocatori che saranno giocatori, io credo molto nel gruppo squadra, ma ci sono dei giocatori che sono giocatori comunque molto importanti, quelli che sono entrati sono giocatori di livello importante, si è visto poi quando sono entrati, no? Come la squadra andava da una parte all'altra del campo con facilità, si perdevano più palloni, stavamo sempre lì, anche se secondo me dovevamo giocare un po' meglio in verticale, abbiamo girato tanto in orizzontale, nelle ampiezze, però sono d'accordo che comunque l'esperienza in questo campionato gioca un ruolo fondamentale. Quindi i sei erano di costruzione di mercoledì? Era una formazione per dare il tempo alla gente che aveva bisogno, aveva magari 20 minuti, 25, come hanno fatto, che mezz'ora, io volevo metterli ancora più tardi, devo essere sincero. Poi vista la partita come si era messa, cioè nella mia testa ho detto vabbè, mettiamoli dentro subito, perché comunque poi, ripeto, puoi anche portare il giocatore verso l'infortunio, cioè gente che magari ti ha fatto 3-4 allenamenti, vengono, poi vogliono andare oltre, si fanno male, poi dopo te la piangi per 2 mesi e devi avere anche rispetto della loro professione. Certo che è stata tutta una logica nella tripla delle 3 partite, certo, in una settimana, la formazione iniziale è stata una scelta per le 3 partite, certamente sì. La palla e poi chiudiamo, cioè, mi sente? Buonasera. Posso parlare con tu? Vai. Certo. Mister, io ti voglio far sottolineare un paio di aspetti. A me personalmente uno non mi è piaciuto e non so se tu concordi con me. Alcuni errori in costruzione dal basso che non mi sono affatto piaciuti. Non so a te. Ok, vai papà. E poi la fenomenalità del portiere dell'altra nel secondo tempo, ne ha parate almeno 3, che forse lì è stato tanto di demarcazione per la mancata di un vittorio. Sì, sì, è vero, è vero. Abbiamo commesso qualche errore tecnico nella costruzione bassa. Uno ci è costato anche il gol, però insomma, tecnicamente questa in generale è una squadra che sa giocare, non è una squadra che non ha qualità. Quindi è successo questo. Per noi non deve succedere più, piuttosto che rischiare, possiamo mandare anche la palla in tribuna e non è un problema e ci si rimette a posto. Per quanto riguarda il portiere loro, ma Giuliani è un portiere che l'anno scorso faceva il titolare nel Picerno, dove ha perso il campionato per un punto, ha fatto cose straordinarie. Questa è una squadra all'Altamura, una squadra
che ha giocatori importanti, no, non deve ingannare la classifica. Matera, Sales, andate a vedervi la carriera di Sales un attimino. C'è una squadra di importantissima, Clemente, l'attaccante. Anche. Cabine, un giocatore che l'anno scorso ha fatto una quindicina di gol nel girone C della D e stava in panchina. Tedesco è un giocatore, il numero 10 loro, il Mancino, un bel giocatore, cioè è una squadra importante che farà certo, quindi insomma prendiamo questo punto qua, volevamo tutti quanti vincere, io per primo mi sarei tagliato mani, piedi, testa e tutto, però per dare valore a questa continuità di risultati, no? Questo è il terzo risultato. Sì, è il terzo risultato utile consecutivo, dobbiamo vincere domenica. Allora questo punto diventa più di un punto. Piccolo appendice. Calcio di rigore, io parlavo prima con Peppe, se vuoi, credo che un po' mi conoscete, non ho tirato mai in ballo la preparazione, la gomma, sto zitto, no. Io dicevo a Peppe prima che ho avuto l'impressione che fosse rigore dalla panchina, io stavo lì vicino, tant'è vero che quando ha fischiato ho detto ma che ha fatto? Ha fatto un fallo a due, una punizione a due in aria, perché era fallo, mi sembrava fallo, però... No, non vorrei mancare di rispetto all'Altamura dicendo questa cosa, vorrei rivedere le immagini, perché tante volte anche gli arbitri dal campo fischiano una cosa, vanno al VAR e tutto il contrario, no, quindi non vorrei essere mancare di rispetto. Io, a me dal campo sembrava, in grande sincerità, mi sembrava rigore perché gli era passato avanti. Alla gamba, mister. Sì. Sì, a me sembrava rigore, però se poi così non dovesse essere, chiedo anticipatamente scusa per aver detto una cosa. Sì, probabilmente, ma anche il fatto soprattutto che c'era stato un battibecco con me poc'anzi, queste cose dispettiscono anche, non che lo fanno per punirti, però poteva essere diversa. Vediamo il mister, abbiamo anche un piacere parlare. Lo so. Per me è un piacere parlare con tutti voi. Affabile interlocutore. Grazie. Buona serata a tutti, arrivederci. Buona serata. Bitondo, sì. Ci vediamo a Bitondo. Dai. Ciao a tutti, buonasera. Come mi sente? Ti incontrerete dei fan? No, là è la partita brava. Buonasera. Ciao. Benvenuto a casa. Grazie mille. Senti che tu avessi una grande personalità, insomma, che si è sempre dato subito. C'hai qualche rammarico su quel paio di forse sembrate soluzioni da giocatore di troppa personalità? Eh sì, rammarico c'è, però dalla panchina che guardavo, che vedevo che il portiere era un pochino piccolo, no? E dicevo, se entro voglio calciare alto, alla fine la mira si è alzata un pochino di più di quello che volevo. Però va bene, dai. Quando meno ci hai tentato. Sì, bravo. Ci abbiamo provato e con rammarico ovviamente, però se non ci provi poi non puoi mai andare oltre. Ti piace questa tua nuova squadra? Sì, mi piace, mi sento a casa, sai, veramente. Va bene, in campagna sono già stato bene, no? Che sono stato 2 anni a Castellammare, quindi sono tornato in un posto che mi sono veramente divertito, fatto bene, quindi poi ho trovato un gruppo di ragazzi veramente per bene, l'ambiente è quello giusto e pedaliamo. Cronaca di Caserta, facciamo. Come stanno in questo momento fisicamente e quanto contate questa squadra nell'ottica del campionato? No, io fisicamente ancora non sono in pieno regime, ecco, ma credo che per il fatto che siamo partiti un pochino in ritardo, siamo un pochino quello più 10 giorni meno, quello più 10 giorni in più, quindi una percentuale non ti saprei dare. Quello che posso dare sicuramente alla casertana, cioè al gruppo dei ragazzi,
è tutto quello che ho, ecco, un po' magari di esperienza per alcuni anni un po' più vissuti di alcuni ragazzi, mi metterò ovviamente a disposizione come sempre ho fatto. Dire precisamente quello che posso dare mi viene anche difficile, sai, perché non mi piace molto dire di me stesso, però sicuramente darò tutto quello che potrò, ecco. Papale, vai. Bruno, credo che al di là della tua esperienza tu possa essere quasi un allenatore in campo, ovviamente per la prestazione, perché comunque tu, Gianluca Sansone e Mansura avete dato un cambio di ritmo importante nel secondo tempo. L'ho chiesto anche al mister. Secondo te, anzi lo chiedo a te direttamente, sono più due punti persi o un punto guadagnato? Perché comunque si stava sotto, o due punti persi perché il portiere dell'altro comune secondo tempo si è riuscito a fare il fenomeno? Allora, prima di tutto grazie per le parole, ovviamente come ho detto prima ci metteremo a disposizione, noi che siamo un pochino più grandi, no? Ci metteremo sempre a disposizione per provare ad aiutare il massimo possibile. E poi per la partita secondo me ci sono due lati da guardare, no? C'è ovviamente il rammarico perché sappiamo delle nostre qualità e sappiamo che ci poteva andare meglio. Dall'altra parte comunque secondo me in poco tempo di lavoro, che non deve essere mai un alibi per l'amor del cielo, però trovare questa consapevolezza di tutti aiutarci e su tre partite avere recuperato due secondo me è una cosa molto positiva da quale ripartire, ecco, perché secondo me questa cosa acquisisci quando ce l'hai già un gruppo un pochino più consolidato, e questo vedo che siamo in avanti. Poi è normale che dobbiamo un po' limare gli errori, perché purtroppo il calcio è così, no? Quando uno sbaglia l'altro purtroppo fa gol, e quindi dobbiamo limare quelli lì, che comunque succede, non è niente di che, dobbiamo lavorare, ecco. Noi tutti sogniamo una Casertana che dal primo minuto martelli gli avversari, magari un 4-0 il primo tempo. Quando è che potremo sperare, questo lo chiedono anche i tifosi, di poter vedere una Casertana a questi livelli? Guarda, la nostra volontà... ci arriverà? No, certo. Allora, la nostra volontà è arrivare il prima possibile su quelle cose lì, perché noi siamo i primi a volere, no? Anche noi. Però sappiamo, poi parlando di calcio, sappiamo tutti quanti che non è proprio così, ecco. Esiste comunque, ci vuole comunque il tempo per raggiungere certe cose. Per quello ti dico che sono abbastanza contento e felice, perché non è facile trovare già, secondo me, di essere ad un punto che siamo adesso in così poco tempo, ecco. Puoi dirti se sarà tra un mese, tra due settimane o tra tre, magari se potevo rispondere ero veramente contento, però il nostro obiettivo è quello, ecco. Grazie. Prego. Posto così? Okay. Lo riprendiamo. Vai. Bruno, questa è la seconda partita consecutiva che si è affrontato una squadra pugliese. Tu, dall'alto della tua esperienza, al di là di tutte le considerazioni che possono lasciare il tempo che trovano, preferisci questo tipo di girone o avresti preferito ad esempio il Laziale Sardo o il Siciliano Calabrese? Guarda, sinceramente, credo che gli obiettivi sarebbero stati lo stesso, no? Quindi a questo punto la mentalità deve essere quella, l'obiettivo sappiamo dall'inizio che è quello di provare a riportare la Casertana il prima possibile dove merita, e quindi non credo che ci sia tanta importanza il girone dove siamo capitati, sinceramente. Ok, grazie, perfetto. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie.